La passione tinge dei propri colori tutto ciò che tocca. Così diceva Baltasar Gracián molti secoli fa, descrivendo la forza che spinge l'uomo a realizzare i propri desideri, rendendosi materia delle sue aspirazioni e della sua immaginazione. I colori rendono unico il nostro mondo e ci aiutano a descrivere le nostre emozioni. Similmente, siamo spesso attratti dai colori quando assumono tonalità intense e avvolgenti, e nell'arte del colore, la natura è la nostra maestra più antica, tuttora inarrivabile. Tra le infinite opere disegnate dalla natura, il Gargano ha da sempre affascinato l'uomo con i suoi colori forti e contrastanti, che abbracciano le sfumature più intense del verde delle sue foreste, fino ad arrivare al blu e all'azzurro delle sue coste. Il Parco Nazionale del Gargano è un mondo di colori vivi, presenti negli alberi secolari, nella varietà della sua vegetazione e nell'incredibile patrimonio faunistico che si nasconde, ma non troppo, tra le immense distese dei boschi, degli stagni e del mare. I colori dominano anche la vita degli animali, assicurando loro protezione o astuzie per cacciare, formidabili capacità mimetiche o passionali richiami d'amore. Molti animali ne utilizzano il codice per inviare i messaggi ai propri simili, ma anche per avvertire potenziali predatori. È il caso di questo bruco di Iles euphorbiae. Questa coloratissima larva sfoggia una livrea dai colori vivaci ed accesi, chiaro avvertimento usato da molti animali velenosi o urticanti per tutti gli incauti predatori. L'Iles euphorbiae è una farfalla notturna molto diffusa in Europa ed il suo bruco, tra i più colorati, è reso velenoso da sostanze sintetizzate dall'euphorbia, pianta di cui si nutre. Questo insetto, appartenente alla famiglia delle sfingidi, divenuto farfalla, sarà riconoscibile per la particolare bocca allungata, chiamata spiritromba, usata per succhiare il nettare dei fiori, volando come un colibrì. In primavera, le numerose distese verdi del Gargano si popolano di numerose altre specie di farfalle, spesso delle colorazioni sgargianti che si librano tra i fiori. Ma in tutto il territorio del parco, fin dall'inizio della stagione primaverile, sono presenti numerosissime altre specie di insetti, come questa locusta, ortottero migratore, che spesso non gode di buona fama presso gli agricoltori. Sempre molto particolare e delicato è il volo della libellula, chiamata così per la similitudine tra i bracci di una bilancia, libra in latino, e le sue ali, perfettamente orizzontali durante il volo. Le libellule appartengono all'ordine degli odonati e sono riconoscibili tanto dal loro capo voluminoso che dalle due coppie di grandi ali membranose. Caratteristico è il loro labbro inferiore, formato da piccole pinze, usate per immobilizzare le prede cacciate e divorate in volo. Negli stagni, nei cutini e negli altri specchi d'acqua, il mondo degli insetti incontra quello degli anfibi, in una competizione basata sul mimetismo, la velocità e la sfida alla sopravvivenza. Questo rospo smeraldino è un anfibio di medie dimensioni, che può raggiungere una lunghezza di circa 15 cm, ed è ghiotto di insetti, che cattura intrappolandoli con la sua lingua vischiosa. Il suo corpo è tozzo e il suo dorso è di colore chiaro con striature verdi. È un animale che vive e caccia prevalentemente di notte, tranne nel periodo della riproduzione, momento in cui i maschi producono un caratteristico verso, simile al frinire dei grilli per attirare le femmine. Nel caso del rospo smeraldino, gli sgargianti colori del dorso non sono avvisaglia di pericolosità. Contrariamente a quanto dicono le credenze popolari, la secrezione che emette se viene disturbato non è per gli uomini né velenosa né urticante. La conoscenza del mondo degli insetti costituisce il vero punto di partenza non solo per uno studio della fauna del territorio, ma anche per avere preziose informazioni sulla flora e sull'interazione tra questi regni così strettamente correlati. Esiste un sottile equilibrio sotteso tra il mondo degli insetti e quello degli altri animali, come i mammiferi o i rettili. Questo Geotrupes stercorarius, più noto col nome di scarabeo stercorario, è un piccolo insetto che si nutre delle feci di mammiferi della zona, come cavalli, capre e mucche podoliche. Questi insetti formano caratteristiche palline di sterco per poterlo trasportare, facendole rotolare verso la propria tana. Le riserve così accumulate saranno utilizzate come cibo o come humus dove depositare le uova.
La sua vita è quindi passata a stretto contatto con quella di esseri viventi ben più grandi, che qui nel Parco Nazionale del Gargano sono rappresentati da specie endogene eccellenti. Specie autoctona del Gargano e simbolo dello stesso parco è il capriolo garganico. Un tempo a rischio d'estinzione è oggi una specie protetta, poiché rappresenta un endemismo puro, originario della nostra penisola. La grande simpatia e l'affetto che circondano il capriolo garganico possono derivare in parte dal fatto che è il più piccolo cervide presente in Italia. I maschi raggiungono di media un peso non superiore ai 27 kg. Nella stagione estiva il mantello si colora dei tipici toni rosso-ruggine, mentre la muta invernale ha tonalità più vicine al grigio. Il muso invece presenta una caratteristica mascherina a macchie bianche e nere. Queste caratteristiche della pelliccia rendono unico e facilmente riconoscibile questo piccolo capriolo. Come per la maggior parte degli altri cervidi, anche i maschi di capriolo garganico possiedono, per un periodo di circa 8 mesi all'anno, palchi di modeste dimensioni, che vengono persi alla fine della stagione degli accoppiamenti. Il legame tra le popolazioni del Gargano e la fauna del territorio ha radici antiche e profonde. Le genti del promontorio hanno da sempre allevato il bestiame e lo hanno utilizzato per il lavoro e l'alimentazione. Un ruolo di prim'ordine in questo rapporto lo ha sicuramente giocato un altro simbolo di queste zone, il bovino podolico, animale dalle origini antichissime, spesso legato a miti e leggende. Questo grande bovide ha come caratteristica distintiva la colorazione del mantello, grigio negli adulti e fulvo nei vitelli. Le origini dell'arrivo della razza podolica in Italia sono fortemente legate alla storia dell'uomo e alle invasioni che hanno più volte attraversato le regioni dell'Italia meridionale. In particolare, sembra che questo bovino sia stato portato dalle steppe della Mongolia dagli invasori barbari tra il IV e il VI secolo d.C. Nonostante in un recente passato abbia rischiato l'estinzione, oggi la mucca podolica gode del riconoscimento e della protezione dell'Unione Europea per la qualità delle sue carni e per la particolarità del suo latte. Le mucche podoliche infatti sono allevate allo stato semibrado, abituate a continui spostamenti su vasti territori. Questo particolare tipo di allevamento rende i bovini podolici strettamente legati al territorio garganico e alle sue caratteristiche, come i cutini, i piccoli bacini idrici naturali a cui le mucche spesso si recano ad abbeverarsi. Proprio per la sua natura di animale errante, la mucca podolica produce una quantità di latte inferiore rispetto ad altre razze. Ciononostante, il vitello podolico cresce forte e robusto. Questo si deve alla grande concentrazione di grasso presente nel suo latte, offerto alla mungitura solo dopo che la mucca ha sfamato il suo piccolo. Da questo latte così ricco, in Puglia si ottiene un formaggio prelibato, il famoso caciocavallo podolico, considerato come uno tra i migliori formaggi italiani. Passeggiando per questi luoghi, spesso selvaggi e remoti, è facile imbattersi in altri abitanti caratteristici del luogo, come il cinghiale e la capra garganica. Il cinghiale è forse il più noto rappresentante della fauna selvatica italiana. Il suo corpo tozzo è molto robusto, con il muso allungato che termina nel tipico naso calloso e i denti sporgenti. Si nutre principalmente di tuberi e radici, ma non disdegna i piccoli animali che può trovare scavando nel terreno con le sue zampe, corte e forti. Generalmente l'incontro con l'uomo si risolve con una veloce fuga del cinghiale, ma in casi particolari, non trovando altre vie di fuga, il cinghiale carica gli intrusi, travolgendoli. Di indole sicuramente più pacifica è invece la capra garganica, allevata sia per la carne che per il latte, riconoscibile dal caratteristico manto lucido e nero, piuttosto lungo e liscio. Sia gli esemplari di sesso maschile che quelli di sesso femminile presentano corna leggermente appiattite sui lati. La capra garganica produce circa un quintale e mezzo di latte durante il periodo dell'allattamento, metà del quale è usato per nutrire il piccolo. Tra gli altri animali largamente allevati nel Gargano vi è infine la pecora. Questo ovino viene allevato e addomesticato dagli uomini da tempi antichissimi e ha da sempre costituito una risorsa indispensabile per le comunità montane. La pecora viene allevata per il latte, per la carne, soprattutto d'agnello, e per la lana. Nei vasti prati del Gargano non è raro trovare bianchi greggi di pecore, sorvegliate dagli attenti cani pastore.
E come per questo gregge, che bruca tranquillo l'erba primaverile, la vita per la fauna del Gargano scorre in modo differente che in altre parti d'Italia. Su tutto il territorio del promontorio, il parco assicura rispetto e tranquillità alle specie che lo popolano, mantenendo intatto, nonostante lo scorrere dei secoli, quell'antico patto tra uomo e natura che ha reso possibile il perdurare di questo equilibrio raro e prezioso, che nel Parco Nazionale del Gargano continua a scorrere da secoli tra l'alternarsi delle stagioni.